4 gol a soddisfazione personale. Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo le condizioni per fare questi gol. E poi comunque dedico questi 4 gol alla mia famiglia, mia moglie, mio figlio. E sono contenti tutti perché ne posso dedicare uno a testa e sono tutti felici. Sì, diciamo che oggi magari qualsiasi cosa dicevo succede, magari dico 2-3 numeri, ma lo giochiamo all'otto e vinciamo tutti. Però vabbè. Dobbiamo adesso tornare a lavorare, concentrarci, perché ci aspetta una settimana importante. Oggi è importante vincere, ma lunedì sera sarà una bella battaglia. Dobbiamo vincere contro una grande squadra che oggi ha perso, sarà motivata, e noi dobbiamo cercare di fare il meglio per noi, perché vorrà dire mettere punti, distanziare una diretta avversaria per l'Europa. E quindi adesso 2 giorni di riposo, ma da mercoledì concentrati e pronti a ripartire. Ma la vittoria contro l'Inter ci ha dato tanto, perché ci ha dato consapevolezza e possiamo giocarcela contro tutti, visto che era un po' il nostro tallone d'Achille. Con giocare contro squadre come il Pescara non è facile. Io ci sono passato dalla parte opposta, perché ho giocato a Cesena in una stagione dove non abbiamo vinto una partita neanche noi. Però tu provi a giocare, cerchi l'entusiasmo. Il fatto di averli rimessi in partita è una nostra pecca, perché poteva costarci caro, perché sul 2-2 loro potevano trovare fiducia. Se ti riprovi a guardarci negli occhi a fine primo tempo e a ripartire e poi chiudere la partita, è stato fondamentale. E dopo da lì comunque l'abbiamo portata a casa tranquillamente. Però questo ci deve far capire che non possiamo abbassare di un centimetro la nostra concentrazione, perché non siamo quel tipo di squadra. È una squadra che spinge sempre al massimo per poter ottenere il risultato. Ma è piaciuto per le mie caratteristiche, forse il primo, perché mi sono smarcato in area, Filippo ha messo una bella palla, è stato semplice, però è proprio, fa parte delle mie caratteristiche. Anche l'ultimo, arrivando da dietro, un inserimento, come si dice una volta, che a volte fa affari spenti, quindi mi piace far gol così e sono contento. Ti dico, più che i decibel ci siamo guardati negli occhi e ci siamo tutti quanti detti che dovevamo tornare a giocare come primo quarto d'ora 20 minuti, mantenere le posizioni, essere ordinati e non pensare che fosse una partita facile. E così abbiamo fatto, e siamo stati scaltri, perché comunque sul terzo gol abbiamo battuto una punizione veloce, abbiamo sorpresi, cose che vuol dire che siamo svegli, che siamo attenti, che avevamo voglia di rivincere la partita. Ma ce lo siamo detti anche in settimana, questa è la classica partita dove avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare, perché se non avessimo fatto risultare sarebbe stato un grande rammarico visto le altre partite. Invece abbiamo affrontato, siamo partiti giusti, ripeto, dobbiamo cancellare quel quarto d'ora che ci deve servire da lezione per noi, così come era successo col Genova in Coppa Italia. Però questa squadra ha la capacità di resettare e ripartire fin da subito, l'ha già dimostrato tante volte e oggi un'altra volta.